Ciao bambini, questo video è per voi. Oggi realizziamo insieme un dolce per Babbo Natale. Che ne dite di fartelo trovare sotto l'albero quando verrà a casa vostra a lasciarvi i regali? Venite con me e lo prepariamo insieme. Andiamo! Allora bambini, siete pronti? Che cosa ci servirà per fare il dolce per Babbo Natale? Un uovo. 40 g di zucchero, 40 g di olio, 50 g di yogurt, 90 g di farina con 10 g di cacao e un cucchiaino di lievito per dolci. Ora armiamoci di frusta e iniziamo a fare i muffin. Vedrete che è una ricetta facilissima. Mettiamo tutto insieme. Lo zucchero, l'olio, lo yogurt e la farina, tutto insieme. Avete visto? È facile, facile, facile. Dovete solamente mescolare. Se non avete la frusta, usate un cucchiaio, i muffin vengono buoni lo stesso. Mescolate bene. E voilà! L'impasto è pronto. E adesso che cosa facciamo? Vi faccio vedere subito. Quindi, con l'impasto pronto, che cosa facciamo? Andiamo a riempire i pirottini. Prendiamo un cucchiaio di composto e lo mettiamo nei pirottini. Così. Avete visto com'è facile? Vedrete che bel dolcino che faremo per Babbo Natale. Babbo Natale si ricorderà di voi. Ecco qua. Adesso li mettiamo in forno a 180 gradi per 10 minuti. Ci vediamo fra poco per fare una magia. Inforniamo i muffin. Questo però lo facciamo fare a mamma perché è pericoloso. E come per magia i muffin sono pronti. Aspettiamo che diventino freddi e li andremo a decorare. Che cosa ci serve per decorare i muffin? Ci servirà la Nutella, le gocce di cioccolato, questi salatini qui, questi confettini colorati, i biscottini e una colla magica fatta con zucchero a velo e acqua. Iniziamo? Allora, prendiamo un cucchiaino di Nutella e lo andiamo a mettere sui muffin. Non troppa, così ricopriamo tutto il muffin. Che buono! Prendiamo i salatini. E che cosa facciamo con questi salatini? Facciamo delle corna, li mettiamo qui, così. Ora, con la colla magica, andiamo a fare gli occhietti. Prendiamo un po' con uno stecco di legno e lo mettiamo qui. Lo facciamo cadere qui la colla. Ne prendiamo un altro po' e facciamo l'altro occhietto. Così. Non devono essere perfetti, ci devono piacere a noi. E a Babbo Natale. Prendiamo le gocce di cioccolato e le mettiamo non lì. Dove sei andata, goccia di cioccolato? Qui. Qui. Al centro dell'occhietto. Togliamo questa goccia di cioccolato, Monella. Via. Che cosa facciamo? Che cosa manca? Manca il nasino. E lo mettiamo qui. La
nostra arena è un poco strabica, però è bella lo stesso. Prendiamo di nuovo la colla magica e la andiamo a mettere qui, al centro del nasone. Ecco il confettino colorato fucsia. Andiamo a completare. Ed ecco fatto il nostro muffin renna di Babbo Natale. Non sono bellissimi? Questi li facciamo trovare a Babbo Natale sotto l'albero. Io credo che sarà stanchissimo. E quindi avrà fame. Magari ne mangerà uno. Che ne dite voi, lo mangerà? Lasciate un bigliettino col vostro nome, così Babbo Natale si ricorderà di voi. Ora io li completo tutti e dopo ve li faccio vedere. A fra poco! Ed eccoli qua! I nostri muffin renna sono pronti. Per la merenda di Babbo Natale, mi raccomando, metteteli sotto l'albero. Vedrete che Babbo Natale sarà felicissimo di mangiare un muffin. Allora bambini, vi è piaciuta la mia ricetta dei muffin renna? Mi raccomando, realizzateli anche voi. Io vi faccio tanti auguri di Buon Natale. Ciao a tutti, baci. Ciao!